Archiviato il capitolo europeo, cominciano le grandi manovre della politica campana in vista delle elezioni regionali del 2020. I risultati della Lega di Salvini al Sud costringono gli attori principali a ridisegnare gli scenari. Per i sovranisti di Fratelli d'Italia, la Lega è un possibile alleato per una coalizione di destra-centro, come l'ha definita Salvatore Runghi. Chi non teme l'avanzata della Lega in Campania è l'attuale presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, uscito più forte dalle urne europee grazie all'ottimo risultato ottenuto dal suo assessore, capolista del PD, Franco Roberti. Li aspettiamo tutti a braccia aperte, ma non avete capito che in Italia un anno è un'epoca. Aspettate, state calmi. Fra un anno si saranno ammosciati pure loro, come i 5 Stelle. De Luca per ora è l'unico candidato certo alla presidenza della regione. Tra lui e il PD e un centrodestra a trazione Lega Fratelli d'Italia, prova a inserirsi Luigi De Magistris, che guarda al Movimento 5 Stelle come futuro alleato per un terzo polo di sinistra, visti i rapporti non idilliaci con Vincenzo De Luca. Noi guardiamo con molto interesse alla discussione che si aprirà nel Movimento 5 Stelle. Guardiamo con molto interesse alla discussione che si aprirà nel Partito Democratico, guardiamo con molto interesse alla discussione di un'area moderata, di centro, ma anche di destra moderata che non si riconosce nella proposizione eversiva di Salvini. Quindi questo è un campo su cui si aprono le consultazioni e poi si decide e noi comunque siamo pronti anche da soli a vincere le regionali. Da soli significa non da soli, significa esattamente col modello Napoli. Dalle elezioni europee emerge che c'è un forte bisogno di un progetto politico per il Sud e particolarmente per Napoli e per la Campania. Lo ha detto Salvatore Ronghi, segretario federale di Sud Protagonista, che ha tenuto una conferenza stampa per l'analisi del voto e sulle prospettive politiche future. Sono rimasto abbastanza deluso perché mi aspettavo sicuramente molto di più. Però in cambio c'è una forte avanzata di Fratelli d'Italia che crea i presupposti per le prossime regionali. Io credo che le europee siano state un banco di prova per avviare lo sfratto nei confronti di De Luca e rimettere su un destra-centro che abbia proprio in Fratelli d'Italia il fulcro dei valori ideali del programma. Insisto nel dire, leggo sui giornali di stamattina, che la Lega rivendica il presidente. Io dico andate cauti perché il presidente non si sceglie in ordine ai consensi ricevuti, ma a quello che è la volontà del popolo. L'Europa è una partita a sé, sulle regionali io insisto nel dire che ci vogliono le primarie per poter far partecipare il popolo campano a questa scelta. Bottiglie, flaconi, bicchieri, buste, confezioni per alimenti e tanti altri contenitori e imballaggi in plastica usa e getta sommergono l'area marina in prossimità della foce del fiume Sarno in Campania. E quanto emerge dalle attività di ricerca e documentazione svolte da Greenpeace e Castalia nell'ambito del tour Mayday SOS Plastica. Uno scenario scioccante con enormi quantità di rifiuti che invadono spiaggia e fondali, figlio inevitabile del modello di consumo basato sull'impiego di grandi quantità di plastica usa e getta, ha dichiarato Giuseppe Ungherese, responsabile campagna inquinamento di Greenpeace Italia. Secondo studi recenti, l'80% delle microplastiche ha origine in ambienti terrestri e da lì, trasportata principalmente dai fiumi, arriva nei mari di tutto il mondo. I fiumi quindi sono dei veri e propri nastri trasportatori di rifiuti plastici dai centri urbani, fino a quella che sta ormai diventando la più grande discarica del pianeta, il mare. L'associazione ambientalista sta effettuando, in collaborazione con The Blue Dream Project e ricercatori dell'Università Politecnica delle Marche e CNR IAS, il giro del Tirreno centrale a bordo della Maiana, per monitorare l'impatto dell'inquinamento da plastica nei nostri mari. Dalle indagini svolte nei giorni scorsi emerge che la situazione alla foce del fiume Sarno è davvero allarmante. Il Tour Mayday SOS Plastica si concluderà l'8 giugno, giornata mondiale degli oceani, all'Argentario.
Sono 20 i progetti innovativi sulle nuove tecnologie sviluppati dai giovani talenti degli istituti superiori campani che oggi sono stati premiati presso l'auditorium della Regione Campania. Durante l'evento hanno ricevuto la targa di riconoscimento anche 15 istituti che hanno aderito alla terza edizione del programma Digitaliani in Campania, che ad oggi ha visto più di 5.000 studenti formati sulle nuove tecnologie. Digitaliani in Campania è un progetto regionale nato nel 2016 da un protocollo d'intesa primo in Italia, come spiega l'assessore alle pari opportunità e alla formazione Chiara Marciani. Beh, devo dire che è sempre bello vedere tanto entusiasmo da parte di ragazzi e ragazze che non solo hanno saputo utilizzare al meglio l'innovazione e la tecnologia, ma hanno avuto anche tanta creatività e tanta attenzione ai temi di attualità e del sociale, quindi il sostegno della Regione è un'iniziativa, devo dire, che cresce sempre, sperando che questi talenti possano essere al servizio del nostro territorio e con naturalmente tutto l'aiuto che può dare la Regione Campania per sostenerli in questo loro successo nel territorio della Regione Campania. Presentata la relazione annuale sullo stato degli istituti penitenziari regionali in Campania, è del 133,9% il sovraffollamento nelle carceri della Campania, dato allarmante, come evidenzia il garante dei detenuti Samuele Ciambriello. Maglia nera al carcere di Poggio Reale, dove il sovraffollamento raggiunge picchi del 157,81%, seguono Benevento, Pozzuoli, Arienzo, Secondigliano. Strutture fatiscenti in molti casi, andrebbero ristrutturati o abbattuti alcuni padiglioni a Poggio Reale, a Salerno, sezione femminile di Avellino. Poi c'è la questione del personale di polizia penitenziaria, manca dappertutto questo personale, però mentre io invoco più personale devo anche stigmatizzare il fatto che ogni giorno da 810 a 860 agenti di polizia penitenziaria si giustificano, non vanno al lavoro per diverse questioni, tra cui anche una questione, diciamo, di salute. E poi dobbiamo dire anche che il dato che emerge è che solo il 50% è in carcere per scontare la pena, gli altri sono in attesa di giudizio. Come si fa a credere ad una persona che deve stare in carcere e deve dimostrare lui la propria innocenza? Verifichiamo se ci sono le condizioni, diciamo, per evitare una lunga custodia cautelare. E poi ci sono reati come quello per esempio dell'associazione di stampo camorristico, sono appena 965 in carcere. Danni nelle campagne salernitane colpite dal maltempo. Temporali, grandine e temperature fuori stagione stanno mettendo in ginocchio il settore. Particolarmente colpito il comparto ortofrutticolo. A fare il punto della situazione è il direttore provinciale di Coldiretti Salerno, Enzo Tropiano. I problemi maggiori li riscontriamo alla produzione di ciliegie, dove si va verso un crollo del 50%, spiega Tropiano. Piogge e allagamenti hanno messo in crisi anche il pomodoro San Marzano nell'area dell'agro sarnese Nocerino, dove è scontato un ritardo della raccolta di almeno 15 giorni, salvo marciumi radicali della pianta. Piogge e freddo non hanno risparmiato neppure le nespole e le albicocche buttate giù dalla pianta e in molti casi spaccate. Anche la richiesta sul mercato è in forte calo rispetto agli anni precedenti. Assieme alla frutta si contano pesanti danni anche agli ortaggi, rivela il direttore di Coldiretti Salerno, senza dimenticare che il maltempo ha bloccato anche le attività di semina. Problemi anche alle fragole che a causa del maltempo stentano a maturare anche sotto serra e subiscono forti attacchi fungini causate dall'elevatissima umidità, senza contare poi che tutto questo si ripercuote fortemente anche sulla manodopera agricola che, perdurando il maltempo, non viene chiamata a lavorare e così si perdono giornate di salario. Pessima la situazione degli impianti frutticoli posti a ridosso di corsi d'acqua, stanno soffrendo di asfissia radicale a causa della troppa acqua. In questo caso il danno di queste piogge incessanti sarà da valutarsi anche nel medio periodo e dopo che i terreni si saranno asciugati. Giovanni Grasso, Paolo Borrometti, Tommaso Labate e Marco Muresu sono i vincitori dell'edizione 2019 del premio Cimitile. La rassegna letteraria si svolge per il 24esimo anno nel complesso delle basiliche paleocristiane dall'8 al 15 giugno. Premio anche a Roberto Contini per l'opera inedita e a Romana Elisei, conduttrice del TG2 Post.
riconoscimento speciale al procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Rao. Il presidente della Fondazione Premio Cimitile, Felice Napolitano, è intervenuto alla presentazione nella sede del Consiglio regionale della Campania. L'obiettivo è quello di promuovere il libro, la lettura, la letteratura, favorendo la promozione culturale ma anche la valorizzazione e la conoscenza delle bellezze artistiche e paesaggistiche del nostro territorio. Erano presenti anche la portavoce del sindaco di Cimitile, Nunzio Provvisiero, Susi Mercogliano, Felice Di Maiolo, consigliere della città metropolitana di Napoli, l'editore Diego Guida, il presidente del comitato scientifico Ermanno Corsi, Elia Alaia, presidente dell'associazione Obiettivo Terzo Millennio e la consigliera regionale Loredana Raia in rappresentanza della presidente del consiglio regionale Rosa D'Amelio, che ascoltiamo. 25 anni fa, quando è stato pensato, e oggi siamo alla 24esima edizione, con il supporto di enti pubblici e privati, tra cui anche Regione Campania, proprio perché c'è un valore importante che evidenzia questo premio. Intanto la diffusione della cultura letteraria, si rivolge ai giovani, giovani autori che trovano spazio in una kermesse così importante di respiro nazionale, perché hanno la possibilità di vedersi pubblicato il proprio lavoro, che diventa un capolavoro. Ebbene, il messaggio che noi diamo come Regione Campania in questo accompagnamento è quello di spronare i giovani alla lettura, dare forza e valore al territorio che in questa edizione diventa il cuore pulsante di questo appuntamento nella settimana di eventi che ci saranno in una straordinaria cornice qual è quella delle basiliche paleocristiane di Cimitile. E credo che possiamo dire che grazie al premio Cimitile abbiamo la possibilità di costruire una rete importante tra enti pubblici e privati per fare cultura, turismo religioso e turismo di qualità. Ad inaugurare la rassegna sarà sabato 8 giugno alle 18 la mostra d'arte Il genio e la creatività nel 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci, a cura di Giuseppe Bacci, che aprirà la kermesse letteraria con il convegno Cimitile, crocevia dello spirito, sulle orme di Felice e Paolino, tra fede, storie e pellegrinaggi. Presentare ai giovani le opportunità per entrare nel mondo del lavoro, raccontare le esperienze di autoimpresa, confrontarsi in modo diretto con aziende e istituzioni. Sono questi i momenti principali dell'incontro che si è tenuto al Palazzo dei Convegni dell'Interporto di Nola. L'evento organizzato dalla Regione Campania, Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro, Politiche Giovanili e lo Sportello Spazio Lavoro di Nola, in partnership con CIS, Interporto, Ampal Servizi, Sviluppo Campania, un'impresa, è finalizzato alla promozione dell'autoimprenditorialità tra giovani e studenti. I saluti sono stati affidati a Claudio Ricci, amministratore delegato del CIS. Popolare l'economia di imprenditori è il primo obiettivo, perché saranno le nuove generazioni quelle che dovranno prendere il testimone di chi ha creato, per esempio facendo riferimento al nostro distretto, l'eredità di quello che è stato costruito e creare e usarla come base per una ulteriore fase di sviluppo. Credo che questo sia possibile ed è importante sviluppare mentalità imprenditoriali, che significa non solo creare imprese ma acquisire una mentalità imprenditoriale quando si va a lavorare nelle imprese. I lavori sono proseguiti con la presentazione delle storie di successo di tre imprenditori del CIS Interporto. Il primo è Giuseppe Maiello, presidente della Gargiulo e Maiello S.P.A. Idea Bellezza. Sul fatto che le istituzioni ci facciano di questi incontri è un fatto estremamente positivo, perché bisogna parlare ai giovani, bisogna aprire le loro menti, bisogna aprire anche i loro cuori per fargli capire che devono affrontare una vita, che la vita è sempre irta di difficoltà, ma le difficoltà si superano. Quello che io posso dire sono proprio i valori di cui le parlavo prima. Se c'è un impegno, una volontà, un punto di arrivo, chiaramente con le regole imprenditoriali che possono essere capire dove si sta andando, qual è l'obiettivo da raggiungere, quali sono le forze in campo, sicuramente con la forte determinazione la possibilità di arrivare alla meta c'è per tutti, anche oggi. I lavori sono stati conclusi da Sonia Palmeri, assessore al lavoro e risorse umane della Regione Campania,
con un momento di confronto con i ragazzi presenti. Il lavoro è al centro dell'agenda politica del governo regionale, ma anche dell'azione amministrativa. Diventa fondamentale entrare nelle scuole e parlare ai giovani per far capire loro che la chiave di volta è la competenza. Quindi devono approfittare di un periodo fondamentale, che è quella della loro permanenza all'interno della scuola, per capitalizzare formazione, competenza, per poi rimetterla nel mondo del lavoro. La misura della Regione Campania per loro è pronta, ne abbiamo sicuramente tante e diverse. L'importante è che però l'approccio sia attivo, motivazionale e anche molto forte ed energico. E oggi siamo qui per presentare loro una delle misure, che è l'autoimprenditorialità. Un seminario su microorganismi resistenti in ospedale, la disinfezione in aerosolizzazione come offerta tecnologica, cosa indica la normativa. È stato organizzato dal Dipartimento di Sanità Pubblica e Farmaco Utilizzazione dell'Università Federico II di Napoli. L'obiettivo è quello di valutare le moderne tecniche di disinfezione e sterilizzazione, come conferma Maria Triassi, direttore del Dipartimento Assistenziale di Sanità Pubblica e Farmaco Utilizzazione. Abbiamo ospitato questo seminario anche per promuovere un'attività di ricerca sulla sanificazione e sterilizzazione e per farne anche un'attività formativa per gli studenti e per gli operatori sanitari. Per Oreste Caporale, docente del Dipartimento di Sanità Pubblica, debellare radicalmente le infezioni è impossibile, per questo è importante ricorrere alle migliori tecnologie. Gli antibiotici sono armi spuntate e quindi sempre più ci sono delle resistenze nei confronti degli antibiotici. Ecco che utilizzare correttamente dei disinfettanti con varie metodologie permette di dare un'arma importantissima e non sostituibile. Rosa Incarnato, biologo WP Biomed, ha sostenuto che MicroDefender rappresenta una soluzione innovativa. Un sistema di aerosolizzazione innovativo che è rappresentato dalla nostra azienda. Il sistema si chiama MicroDefender, che con un'apparecchiatura di SODS.0 aerosolizza una formulazione a base di perossido di idrogeno. Ma la peculiarità è proprio la tracciabilità di tutte le operazioni, la tracciabilità mediante una piattaforma online.